Già sottosegretario di Stato ai beni culturali nel governo Conte 1, lo è nuovamente nel governo Draghi. Parliamo di Lucia Borgonzoni, che noi di Tecnica della Scuola abbiamo incontrato. Con lei abbiamo parlato di apertura di cinema e teatri, ma anche del processo di ristrutturazione del mondo dello spettacolo a seguito della pandemia. Le abbiamo anche chiesto che tipo di progetti il governo e in particolare il Ministero dei Beni Culturali abbia intenzione di mettere in campo per riportare i giovani ad avvicinarsi al mondo dell'arte. Ed ecco le nostre immagini con l'intervista. Sottosegretario, le chiedo immediatamente quando è prevista la riapertura di cinema e teatri. Per me la riapertura dovrebbe essere già domani mattina. Ovvio è che bisogna mettere insieme una serie di protocolli su cui abbiamo lavorato noi, hanno lavorato tutte le associazioni di categoria, e la cosa importante al di fuori dei protocolli ora, perché come si può immaginare c'è una questione legata ad esempio ai teatri che se non hanno già il cartellone, il palinsesto oggi perché andavano in streaming, ovvio è che la stagione sta finendo e non vanno a riaprire ora, per cui quello su cui stiamo discutendo principalmente sono i concerti, le arene, come il protocollo dell'Arena di Verona fatta con il comune, l'università. Quello che stiamo cercando di mettere in piedi sono anche i protocolli per ottobre, perché tutti ci auguriamo, speriamo che ottobre sia tutto a posto, per cui belli esercizi di stile da mettere in un cassetto, però visto che non si sa mai, possono esserci varianti, qualunque cosa, quello che chiede il settore è avere la certezza di poter programmare tutti gli eventi che ci saranno comunque durante il periodo invernale da settembre in poi, perché senza la programmazione, pensiamo solamente, si fa fatica a accedere anche ai fondi del FUS, perché nella richiesta del FUS uno deve mettere il cartellone e la programmazione. Secondo il decimo rapporto della Fondazione Simbola, l'arte e lo spettacolo sono uno dei settori trainanti dell'economia. Che cosa fare per ripartire? In Italia già tutto quello che è il mondo della cultura e il suo indotto, per cui non esclusivamente la parte diretta, arriva a circa il 17% del PIL, per cui è fondamentale e deve essere ritenuto fondamentale anche per chi governa. In più parliamo di un settore dove le persone che ci lavorano hanno anche la grande problematica di non ricadere in quello che normalmente sono i lavori e le dinamiche degli altri lavori, per cui anche negli aiuti è stato molto difficile. Ora rivedremo anche tutto quello che è il riconoscimento dell'attore quale proprio mestiere, ma questo per riuscire a dargli aiuti, pensiamo alla previdenza sociale, ci sono tante cose comunque che vanno messe a posto per tutelare i lavoratori, e ricordiamoci che questo stop, oltre a creare un problema economico diretto per chi ci lavorava, indiretto per l'economia che muoveva, rischia di farci perdere tantissime piccole compagnie teatrali, musicali, che magari smettono perché non c'è più la possibilità di lavorare assieme, e anche questo. Ieri il ministro Franceschini ha giustamente detto che se si riaprono gli stadi si riapre i concerti. In che modo? Sì, soprattutto perché la cultura non è un bene comprimibile come qualcuno pensa che sia. La cultura è fondamentale, per cui se si può andare a uno stadio a vedere una partita di calcio, niente tolga, va benissimo. Ritengo che anche gli stadi probabilmente potevano essere aperti molto prima, visto che la gente appiccicata una all'altra la vediamo più nei mezzi pubblici da sempre che nei luoghi che comunque vengono gestiti con dei protocolli e delle regole. Così, applicando delle regole, semplici regole, che comunque sono già dettate dentro i protocolli che avevano scritto e che hanno riscritto nuovamente anche dopo i vari esperimenti che abbiamo visto fare in Europa e non solo, ricordo quello della Spagna, cioè di luoghi dove si sono messi seguendo la regola della mascherina o del tampone, anche la questione del tampone può essere utilizzata, ovvio è che questa può essere utilizzata nei grandi eventi, perché a un cinema dove paghi 5-7 euro un biglietto non puoi pretendere che uno magari faccia 12-20 euro di tampone a seconda della regione, così anche per i teatri, perché si rischia comunque che un biglietto di teatro 25 euro ne fai 15 di tampone. Però ci sono regole enorme anche del distanziamento che ti possono benissimo permettere di tornare a fruire della cultura. Come si avvicinano i giovani alla lettura, ma anche all'arte e allo spettacolo? Ma io penso che quello sia una base proprio di cultura già dalla scuola, già da bambini. Io dico sempre, l'arte, la lettura sono cose divertenti. Spesso ce le passano un pochino noiose, tediose, come se spiegate in modo difficile, allora diventano cose più importanti. Bisogna avvicinare le persone alla cultura per quello che la cultura è qualcosa di divertente che vuole passare emozioni a tutti. È una cosa da condividere, perché l'arte, la lettura è una cosa da
per il singolo, per ovviamente una crescita del singolo, ma anche di condivisione. Io dico sempre, la bellezza di vedere un film in una sala sta anche nel fatto di provare emozioni, piangere, ridere di fianco a uno sconosciuto, per cui anche tutta una parte di socialità, ma anche quando uno legge un libro, che ovviamente lo interpreta ognuno in modo diverso, poi quando lo racconti all'altro, ognuno ci ha visto una sfumatura che magari dipende anche dalle esperienze di vita o dai sogni che uno ha. Per cui rendere l'arte quello che è, divertente, avvicinarla ai giovani e ai bambini. Nello specifico, il Ministero della Cultura che cosa ha intenzione di fare per riportare in auge il settore dell'arte? E Lucia Borgonzoni, in che modo si impegnerà per ottenere questi risultati? Ah, quello anche durante il Conte 1 è proprio questo di cercare di semplificare il più possibile la fruizione delle cose e renderle appetibili a tutti, nel senso cercare di mandare il messaggio più semplice possibile all'inizio quando si parla di qualcosa e poi ognuno lo andrà a approfondire secondo quello che sono le sue esigenze, le sue sensibilità, le sue capacità, gli strumenti che ha poi per approfondirlo. Però bisogna veramente dare il primo messaggio il più semplice possibile, poi ognuno verrà attirato più o meno da uno o da un'altra cosa e andrà poi a approfondirlo, perché comunque quando una cosa ti viene data, soprattutto ai giovani, in modo divertente, poi ti viene voglia, ai giovani viene voglia di approfondirla. Io questo lo vedo in, per quanto riguarda sia la lettura che la cultura in generale, ma se pensiamo anche per la storia è raccontata in un certo modo, avvicina i giovani e si divertono poi a imparare anche quei dettagli e quelle curiosità che ci sono nella storia che gli fanno imparare magari cose che altrimenti non imparerebbero mai.